Il gruppo della Lega Nord non voterà naturalmente questo provvedimento, sia perché non condivide il metodo con il quale è stato portato alla discussione in quest'Aula e sia perché non ne condivide i contenuti. E noi in questa occasione, dopo la 34esima fiducia, vorremmo manifestare e manifesteremo il nostro dissenso non partecipando a questa votazione. Ormai il voto di fiducia è diventata una farsa, ormai l'attività parlamentare, purtroppo grazie al Presidente del Consiglio, è diventata una farsa. Una farsa perché l'azione legislativa ormai avviene attraverso quasi esclusivamente i decreti, attraverso la posizione della questione di fiducia, rendendo impossibile ai parlamentari, siano essi senatori o deputati, contribuire alla correzione dei numerosi errori dei provvedimenti che vengono portati in queste aule attraverso l'azione emendativa, che dovrebbe essere una peculiare responsabilità del Parlamento. È inaccettabile che ci si trovi continuamente a dover tornare su provvedimenti già approvati per apporre le correzioni. Correzioni che sono dovute a una cattiva gestione dell'attività legislativa da parte del Governo, da parte dei decreti che continua a varare in modo disordinato, inefficiente, dannoso per il Paese. E questa ne è l'ennesima dimostrazione. Forse il milleproroghe più di ogni altro è un provvedimento che dimostra la cattiva gestione della cosa pubblica da parte del Governo. Di fatto questo è un insieme di provvedimenti che intendono correggere errori, rinviare decisioni, introdurre deroghe spesso discutibili, arbitrarie e negative per il Paese. Introduce norme ad hoc per il salvataggio di enti pubblici inefficienti, con uno schiaffo a tutti coloro che invece, a tutti quei buoni amministratori e bravi amministratori che cercano di fare il proprio dovere gestendo bene le risorse dei cittadini. Di fatto è una presa d'atto dell'incapacità di governare con efficienza e serietà il Paese. E per l'ennesima volta anche questo Governo ricorre a questo strumento, forse in modo anche peggiore di tutti i mille proroghe che sono stati approvati nel corso degli anni, aggiungendo errori su errori, iniquità su iniquità. Faccio alcuni esempi. La proroga delle assunzioni a tempo determinato in alcune amministrazioni pubbliche e in alcune società controllate dallo Stato. È una vera ingiustizia nei confronti di tutti quegli enti pubblici che invece devono fare i conti con una riduzione del personale, che cercano di amministrare bene la cosa pubblica non sforando quelle che sono le direttive statali. Ebbene, il governo Renzi decide se però un dato ministero, un dato ente statale può, in deroga alle regole che dovrebbero valere per tutti, assumere altro personale e nella maggior parte dei casi il milleproroghe offre questa opportunità per l'assunzione di dirigenti, come se in Italia ci fosse un numero di figure dirigenziali insufficiente a quelle che sono le normali attività. Anche Renzi governa in questo modo, Renzi più di altri governa in questo modo, non portando avanti quelle politiche di riduzione della spesa pubblica del quale si riempie la bocca, ma che di fatto negli atti concreti come questo dimostra di disattendere. Non ci riconosciamo quindi in questi provvedimenti, come non ci riconosciamo nell'atteggiamento che ha nei confronti degli enti locali. Non è accettabile che in un provvedimento come questo si dica, ad esempio, ad alcune province che non hanno approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2014 che possano farlo all'inizio del 2015. Non è possibile permettere ad alcuni comuni in dissesto finanziario, in deroga a quelle che sono tutte le leggi che valgono per gli enti locali, di poter gestire la cosa pubblica portando avanti sempre questo tipo di comportamenti. All'interno di questo provvedimento c'è anche questo. Non è accettabile che nei confronti di alcune regioni, di una in particolare, solo perché di colore politico vicino al Presidente del Consiglio, si possa permettere lo sforamento del patto di stabilità.
Ci sono enti pubblici, ci sono amministratori locali che tutti i giorni fanno i conti con tagli ormai insostenibili da parte dello Stato e di questo governo più di ogni altro, per limitare la spesa pubblica, per cercare di garantire i servizi minimi essenziali ai cittadini, rispettando le regole del patto di stabilità o di iniquità, cercando di rispettare le poche risorse che hanno a disposizione. È inaccettabile che un governo serio applichi delle norme ad hoc per alcuni, facendo capire a quei bravi amministratori che invece fanno i conti con mille difficoltà che sono degli ingenui, che sono degli sciocchi, che sono degli amministratori che non meritano la fiducia di questo governo e del Presidente del Consiglio. Meritano sì la fiducia dei cittadini, ma purtroppo questi provvedimenti rischiano di indurre anche loro a capire che l'unica soluzione per rispondere all'iniquità dello Stato è non rispettare le regole. Questo è l'insegnamento del governo Renzi, questo è l'insegnamento di questo milleproroghe. È poi inaccettabile che si facciano politiche di spesa senza le adeguate coperture, e questo milleproroghe ne è la dimostrazione. All'articolo 10 c'è un passaggio che è allucinante, in cui si fa fronte a delle spese sostenute nel 2013 da parte del governo Letta, che avevano come copertura dell'aumento delle accise come norma di salvaguardia, che successivamente sono state coperte con altri provvedimenti fantasiosi, che ad esempio prevedevano la copertura attraverso le maggiori entrate dell'IVA grazie ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Si prevedeva un aumento del gettito IVA, che regolarmente non c'è stato, previsione sbagliata. Si cerca di coprire questi mancati introiti o con gli aumenti degli acconti IRES o IRAP, alla faccia della diminuzione del prelievo fiscale sulle aziende, o attraverso l'aumento delle accise. E stiamo registrando un accumulo di queste clausole di salvaguardia, cioè di applicazioni future di aumento fiscali sulle accise, sulle tasse nei confronti delle imprese, sull'IVA, che prima o poi dovranno essere affrontate. Con questo milleproroghe si sposta ancora in là la soluzione di questi problemi, ma prima o poi queste clausole arriveranno al dunque, bisognerà applicare queste norme, e purtroppo i conti con l'opinione pubblica, con la cittadinanza, probabilmente non li farà Renzi, perché il suo governo sarà sparito, ma i danni li sta facendo lui, li sta facendo al Paese, ripeto, spendendo risorse, impegnando risorse che non ci sono, che lo Stato italiano non ha a disposizione. Questi sono i motivi nel merito per cui non condividiamo il provvedimento. E il milleproroghe è di fatto uno specchio dell'inefficienza di questo Paese e di questo governo in particolare, che fa promesse, che fa giochi di prestigio, utilizzando risorse che non ci sono, spostandole da una parte all'altra senza effetti concreti. Sono leggi che impegnano il governo ad attuare riforme entro tempi stabiliti che invece il governo regolarmente disattende. Ci sono poi norme puntuali che coinvolgono gli interessi di pochi e non certamente della collettività, vedi le proroghe delle concessioni autostradali. Ci sono tutta una serie di provvedimenti che dimostrano l'inefficienza e un atteggiamento assolutamente vessatorio dello Stato nei confronti dei contribuenti e nei confronti degli amministratori locali. Questi sono motivi per noi sufficienti per dire no a questo voto di fiducia, no a questo provvedimento, e siamo anche stanchi di partecipare a queste farse. Ormai sono diventate delle farse i voti di fiducia, noi ci vogliamo sottrarre a questo spettacolo indecoroso del Parlamento e del Senato, a cui assistiamo anche quest'oggi con dei banchi completamente vuoti, e rifiutiamo di essere al servizio di un Presidente del Consiglio che ha una visione della democrazia tutta sua. E ci stupiamo relativamente dell'atteggiamento del Partito Democratico. Partito Democratico che ormai è famoso per la sua doppia morale. Quando c'è un'azione di decretazione d'urgenza da parte di governi di centrodestra, si alza
si alzano gli scudi, si grida allo scandalo, ci si rivolge alle alte cariche istituzionali e si trova anche risposta dalle alte cariche istituzionali. Quando invece governa il Partito Democratico, siccome evidentemente si ritiene superiore a tutti gli altri, ritiene di governare a differenza degli altri partiti nel nome del bene comune, a lui tutto è permesso. C'è il silenzio più totale su questi comportamenti che delegittimano di fatto l'attività parlamentare, c'è un totale servilismo nei confronti del Presidente del Consiglio che fa il buono e il cattivo tempo e che purtroppo sta portando questo Paese al disastro. Perché al di là dei suoi slogan, delle sue promesse, delle sue chiacchiere, questo è un Paese in crisi e solo lui non lo vede. Non lo vede e spera con il suo atteggiamento spavaldo di darla a intendere agli italiani. Arriverà il suo momento, arriverà il momento in cui finalmente i cittadini italiani si accorgeranno che di fronte non hanno un decisionista, una persona seria, ma un giocoliere, un prestigiatore e un Presidente del Consiglio che sta ingannando tutti noi.